Salve gente, visto che in questi giorni sta iniziando la scuola e fra poco inizierà anche per me, vi parlo di tutto ciò che io metto nel mio zaino quest'anno per iniziare la scuola, per il primo giorno di scuola, perché poi arrivano i libri, arrivano le cose, ogni giorno è diverso, ma io vi parlo della mia attrezzatura base per la scuola, quella che c'è sempre nel mio zaino. Quindi direi che possiamo partire subito. Quest'anno penso che recupererò qualche astuccio da qualche parte, non l'ho ancora preso, userò quello solito che c'avevo anche l'anno scorso. Tanto io l'astuccio non lo uso mai, porto una penna e una matita come vi spiego ora. Però quest'anno ho preso queste penne qua della Bic, che sono quelle basic, queste qua nere, perché prima le ho preso solo nera. Però sono super comode, non so se ha messo a fuoco, fatto sta che sono veramente la svolta, sono veramente comodissime. Quindi però mi porto una penna, ho preso il pacchetto da 10 lapis perché ragazzi ho una modalità di perdere le cose assurda. Quindi un lapis, questo qua verde, sempre HB, che tanto ragazzi il lapis poi vabbè per arte, tecnica ci sono quelli, ma quelli me li compro poi ad hoc quando ne ho bisogno, quando li devo prendere. Poi per ora, primo giorno, mi porterò un quaderno a quadretti al massimo, sì, uno. Perché poi io per la scuola uso il mio MacBook. Che voi direte, ma si può usare il MacBook a scuola? Io lo uso con Pages e poi giro alla mia professoressa le cose tramite Google Documenti e Gmail, visto che lei non ha il Mac. Ed è veramente comodo, il MacBook è veramente comodo. Se volete usare il MacBook a scuola come faccio io, vi do una piccola avvertenza. Prendete una cover, non fate come ho fatto io, che il mio MacBook, come potete vedere, si è ridotto. Si è fatto qualche già piccola marcatura nei mesi scolastici, perché poi io a casa ho fatto sempre bene, però capite che a scuola fra una cosa e l'altra qualche piccola marcatura gli si può formare, prendetelo in considerazione, io non l'ho fatto e me ne sono pentito già dopo un anno. Ci abbino poi questo adattatore qua, da USB-C a HDMI, USB-C e USB base, USB-A, che è super comodo quelle volte che lo uso, anche per magari far caricare i telefoni ai miei amici o qualsiasi cosa. E io poi ovviamente il computer non lo metto a caso, ma lo metto in questa custodia, che anche questa c'ha i segni della scuola, come quando è finita sotto, da sola sotto una sedia, cioè magari anche quando ce l'hai sotto un compito e ti parte una pennata. La puoi usare un po' per tutto, e questa è proprio adatta per il MacBook, anche lì non te lo fa graffiare, c'ha la cerniera, c'ha tutto, però qualche piccolo dannetto a scuola se lo può creare. C'è la sua cernierina, è super, protegge tutto, vi faccio vedere come metto le cose nello zaino. Ed è arrivato anche il momento di farvi vedere il mio zaino. Sono molto basic, quindi io ho il solito che uso da una vita della North Face. C'ha la tasca davanti dove metto appunto il computer, ora lo tirerò fuori perché manca qualche giorno alla scuola, però lo metto qua, metterò l'altro quaderno qua, qua in questa tasca davanti ci metto tutti i libri, le cose, ci metto la merenda, infatti qua c'è ancora roba dall'anno scorso, mascherina, la custodia degli occhiali da vicino per quelle tre volte che lo uso, qui c'è la tasca, magari le metto tipo la merenda, l'astuccio, queste cose qua. E qua davanti c'è questa taschina che io tengo sempre chiusa, perché o ci metto le penne che magari porto a singolo, oppure ci metto sempre il mio AirTag. E io ho l'attrezzatura completa per la scuola. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Se volete altri consigli tech su come gestisco il Mac a scuola o altre cose sulla scuola e sulla tecnologia, perché vi voglio portare un video sui gadget, quello arriva, però spero intanto questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con un altro video.